buongiorno a tutti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa perché finalmente siamo riusciti a fare una cosa molto importante per la città di Saronno. Era un obiettivo che l'amministrazione ci aveva dato la fondazione fin dall'inizio, quando un pochino ci siamo insediati, ed era quello di, oltre a far rivivere il teatro sotto forma di stagione teatrale, ma soprattutto invece di far rivivere la fondazione sotto altri parametri. Gli altri parametri sono quelli della condivisione con la città di Saronno, sono la condivisione con le associazioni di Saronno, e di conseguenza questo è un primo passo importantissimo per noi per poter partire e affrontare tutto il discorso. Siamo partiti con una collaborazione importante, anche molto casuale, con la signora Anna Clerici, che è sicuramente una signora molto importante sul piano delle associazioni, quelle di Saronno. Forse siamo partiti anche un po' così in sordina, scherzando, però quando abbiamo detto dobbiamo fare, c'è idea, perché il sindaco ha chiesto alla fondazione di programmare nel tempo chiaramente un discorso di questo genere per dare lustro alla persona della Giuditta Pasta, ci siamo trovati subito d'accordo su determinate situazioni e da qui poi ci siamo, siamo un po' andati a capire come formare un concerto internazionale dove la necessità obbligatoria era quella di affidarci a delle persone che questo tipo di concorso, di concorsi lì hanno già fatti, sanno come comportarsi, sanno quali sono gli agganci e sanno tutto quanto. E in effetti poi dopo lo presenterò un pochino a tutti, il direttore artistico di, questa, di questo concorso lirico, che ha obiettivamente dato vita a una giuria molto importante, perché se internazionale deve essere, internazionale dovevano essere anche i componenti della giuria, e di conseguenza credo che questo concorso obiettivamente potrà avere il successo che merita un pochino la città di Saronno. Ora, prima magari di entrare nel dettaglio della programmazione, perché non sarà soltanto un concorso ma sarà molto di più di un concorso internazionale, prima di entrare nel dettaglio di tutta la programmazione lascerei la parola al signor sindaco, perché diciamo che il fautore un pochino iniziale di tutta questa idea è stata sua, del quale io sono chiaramente grato, perché ci ha dato veramente fiducia nel voler portare avanti questo tipo di discorso, e di conseguenza lascio lui la parola, di modo che possa dire il suo pensiero su questo punto. Grazie Presidente. Sì, al di là di tutto l'aspetto legato all'amministrazione comunale nel rapporto con la Fondazione Teatro, che abbiamo già avuto modo in questi anni di approfondire tutti i temi, comunque instradato quello che è stato instradato in maniera positiva il risanamento della Fondazione, uno degli obiettivi che volevo che ci fosse legato tra amministrazione comunale e Fondazione Pasta era proprio quello di valorizzare il brand, il nome di Giuditta Pasta, a quale anche il teatro è stato intitolato. Quindi poter utilizzare appunto quei marchi, quei brand, so che definire marchio brand la Giuditta Pasta è quasi potrebbe essere offensivo, però dobbiamo guardarlo in ottica di marketing, di risultato positivo per la città. E 3-4 anni fa ipotizzavo la possibilità di realizzare un master di canto dedicato alla lirica, così da portare studenti da tutto il mondo su Saronno, con un pacchetto che però diventava difficoltoso pensare di realizzare. Poi parlando con col Presidente Masciari in questi anni mi ha indotto a pensare di più che il concorso fosse quella formula che dava più risalto alla città e anche al nome di Giuditta Pasta. Quindi e anche sull'esempio di quel concorso internazionale di flauto che è stato realizzato nel 2018, per poter arrivare ad avere, auspico la possibilità di modulare dei concorsi biennali, uno legato alla memoria Zampetti e uno al concorso internazionale.
e una fondazione che non lavora per se stessa, ma che lavora come catalizzatore delle associazioni culturali in città e sul territorio, così da poter coinvolgere anche quelle realtà che già durante l'anno in maniera autonoma realizzano molte attività, ma che coinvolte in un progetto più ampio possono far crescere anche una macchina organizzativa del territorio. Perché un conto è realizzare qualcosa fine a se stesso, quasi come dovessimo ingaggiare una società esterna che organizza un qualcosa. Altro è far partire una macchina che possa nel tempo migliorarsi, apprendere e portare sul territorio una conoscenza diretta e un know-how per poi andare avanti in autonomia. Questo condiviso, come dicevo, con l'associazione del territorio. Quindi io sono soddisfatto che si possa avere un'iniziativa come questa in città, credo che sia un fiore all'occhiello per la cultura, nel ricordo di un personaggio importante che ovviamente porta ancora in giro attraverso quel proprio nome, la propria storia, positivamente il nome della città in giro per il mondo. Poter avere poi artisti, giuria, e di questo ringrazio ovviamente il Presidente, ringrazio la direzione artistica, ringrazio tutte le associazioni, coloro che sono coinvolti in questo progetto, al quale come amministrazione comunale cercheremo ovviamente di dare il massimo appoggio e sostegno sia in termini di diciamo operativi per quanto ce ne sarà bisogno e eventualmente anche in termini di risorse economiche, perché comunque si tratta di come dire, una prima per la città e quindi ha bisogno del sostegno dell'amministrazione comunale. Ecco, questo grazie signor Sindaco, questo è un po' dico un po' anche il discorso della stampa, questo è il cambiamento, è il primo, è uno dei tanti cambiamenti che la Fondazione del Teatro cercherà di portare all'interno di questo polo culturale. Diventa necessario e obbligatorio che questo non sia più e non rimanga assolutamente più solamente un discorso di spettacolo, ma che abbia invece una visione a 360 gradi. Infatti questa volta presentiamo un progetto importantissimo, ma strada facendo ne presenteremo tanti altri che saranno sempre frutto di collaborazioni con le associazioni sarnesi affinché tutto questo polo, tutta questa struttura possa diventare veramente uno dei punti più importanti di Saronno, quindi un punto centrale dove la gente viene, dove la gente si diverte, dove la gente può passare qualche ora di spensieratezza, perché adesso stiamo proprio creando qualcosa di importante. Ora vorrei che magari due parole le dicesse anche l'assessore alla cultura come primo impatto su questo concorso. Prego, assessore. Abbiamo già ascoltato stamattina dalle parole del presidente Masciadri e del nostro sindaco tutto quello che è inerente a una presentazione di un concorso di diritto internazionale e quindi siamo qui per questo. Io aggiungo qualcosa forse in termini più generali dicendo che quello che forse già sapete, cioè che il Teatro Pasta nell'ultimo anno ha dimostrato un'inversione di tendenza, abbiamo toccato con mano che cambiare si può e finalmente abbiamo assistito a un nuovo modus operandi. Abbiamo applaudito un bilancio positivo e una felice e completa rassegna di prosa, di lirica e balletto. E in sinergia con l'amministrazione comunale, che fortemente ha creduto che un cambio di rotta fosse possibile, è stata poi presentata una stagione estiva e il teatro ha potuto dimostrare alla città che diversificando l'offerta con mostre in foyer, cene, spettacoli, presentazione di libri, il Teatro Pasta potesse diventare effettivamente un polo culturale non solo per la città di Saronno ma anche per i paesi limitrofi. Sappiamo che in una città i servizi, il lavoro, la qualità della scuola, la sicurezza che è percepita dai cittadini e l'offerta culturale sono indici della qualità della vita. E allora, se è così, stamattina stiamo presentando alla città un tassello importante e Saronno può certamente considerarsi una città ricca anche sotto il profilo artistico e culturale. Il teatro si attesta a valore imprescindibile di Casa Morandi,
ricca già di un'importante biblioteca e sede di vivaci, fermenti e offerte anche allegate al buon vivere. Qui mi riferisco al Bar Gallia, alla collaborazione con il teatro nella volontà di organizzare eventi. Allora possiamo concludere dicendo che per la presenza legata a scuole di qualità, perché qui sul territorio abbiamo scuole di eccellenza, con nostri studenti classificati in importanti posizioni in Eduscopio e che sono stati ammessi a importanti scuole superiori di eccellenza, che trovano anche subito lavoro, e mi riferisco ai ragazzi degli istituti tecnici, per la presenza di servizi scolastici nei confronti della primissima infanzia fino alle superiori, e quest'ultime danno a Saronno il merito di essere polo scolastico di riferimento per una grande utenza, per le ricchezze storiche, per i numerosissimi eventi, mostre, incontri, rassegne musicali, conferenze organizzate sul territorio dall'amministrazione e dalle numerose associazioni presenti in città, per la biblioteca che la vede riferimento in un sistema bibliotecario, per il teatro e per tutto ciò che abbiamo visto fin qui e per quanto in collaborazione con le scuole e prossimamente anche con l'organizzazione di questo grande e importante concorso lirico internazionale per la ricaduta in termini culturali e di indotto, possiamo sicuramente affermare che Saronno è anche a pieno titolo città della cultura. E permettetemi una brevissima osservazione sulla figura di Giuditta Pasta, che il sindaco ricordava prima e di cui noi ci onoriamo di aver dato i natali. La Giuditta Pasta, a parte ovviamente un personaggio importantissimo, il più importante, personaggio soprano, forse meglio detta mezzo soprano, in tutto l'Ottocento, viene molto spesso ricordata la sua figura anche a scuola. Ve lo dico perché di Giuditta Pasta ne avevo sempre sentito parlare ad esempio, perché lei è stata sempre ricordata con un'estensione di voce molto ampia, passava dal contralto al soprano, anche se poi effettivamente era un mezzo soprano. Era coeva a Rossini, a Donizetti, a Bellini, che hanno scritto per lei e lei ha interpretato. Ma perché si parla della Giuditta Pasta spesso a scuola? Si parla non solo per la sua eccezionale interpretazione, per la sua bravura, ma soprattutto per il suo impegno. E credo che questo debba servire soprattutto a motivare i nostri ragazzi oggi, perché la Giuditta Pasta aveva sì un'ampiezza vocale molto importante, ma non aveva una grande qualità nella voce, lo dico virgolettato semplicemente perché è stato sempre detto così. Nonostante questo, lei ha raggiunto risultati ovviamente importantissimi ed è stata voluta, scelta, prediletta da tantissimi musicisti. Questo dovrebbe far riflettere sul fatto che soltanto che un impegno veramente costante, serio, motivato può portare a grandi risultati, e la Giuditta Pasta, della Giuditta Pasta si fa sempre esempio a scuola in tutti gli ambiti, anche nel mio, che insomma è strettamente legato davvero all'impegno, e si dice sempre ti auguro di essere una Giuditta Pasta, perché soprattutto non solo per i risultati ma anche per l'impegno profuso. Lei a 18 anni ha cantato per la prima volta a Milano, ma era già da diversi anni e alcuni dicono all'inizio aveva anche difficoltà, nel senso che quasi non avrebbero voluto accettarlo. Questo mi sembra che sia davvero un esempio da portare anche nelle scuole. Quindi, è molto bello avere anche un assessore alla cultura che è un insegnante, chiaramente, che quindi conosce alla perfezione tutto quello che è la storia. Adesso entriamo un pochino nel dettaglio di quello che è invece il discorso artistico. Prima però lasciatemi salutare una persona che è maestro Gianola, che è qui presente, che io ringrazio, Roberto. Grazie. È un maestro che è parte della nostra giuria, è un maestro internazionale, perché credo che passi più tempo in giro per il mondo che probabilmente nel suo lago.
però sono molto contento che questa mattina abbia avuto tempo di venire, perché è proprio una dimostrazione di affetto e di amicizia che abbiamo, quindi lo ringrazio veramente di cuore. Ora invece passo la parola a quello che sta portando avanti un po' il discorso artistico del concorso. Stiamo parlando anche qui di un maestro di musica, di un maestro che ha organizzato parecchio, perché in particolare nel Lago di Como sicuramente è stato fautore di uno dei festival più importanti che siano mai stati fatti, che era legato al festival dell'Ario Jazz, che sicuramente ancora oggi ne parlano un po' dappertutto, per qualità e per costanza nel portare avanti determinate situazioni. È il maestro Moretto Maurizio, che vorrei qua al nostro fianco, in modo che ci possa, vieni Maurizio, in modo che ci possa un pochino illustrare la sua idea di quello che è il concorso. Buongiorno a tutti, ringrazio per le bellissime parole e anche per gli interventi precedenti del sindaco e dell'assessore alla cultura. Condivido in ogni parola. Il concorso è stato pensato ed è stato organizzato per diventare una delle vetrine internazionali più importanti per i cantanti lirici o per gli aspiranti cantanti lirici. Quindi lo abbiamo pensato su tre prove: una prova eliminatoria con accompagnamento al pianoforte, una seconda prova semifinale sempre accompagnata al pianoforte, poi qui invece ci smarchiamo dalla maggior parte dei concorsi nazionali e internazionali, perché sebbene ambizioso e anche impegnativo, organizziamo la prova finale in forma di concerto con orchestra sinfonica. Nella circostanza abbiamo invitato la Lake Como Philharmoniker, è un'orchestra che ha 20 anni di storia, un'orchestra che rappresenta il Lago di Como nella sua intierezza e si sta distinguendo tra una delle compagini orchestrali più apprezzate come minimo della nostra Lombardia. Sicuramente sta varcando i confini della Lombardia e ha già circuitato in Italia e anche all'estero. Nella circostanza sarà diretta, abbiamo dovuto scegliere per forza una persona estremamente esperta, perché vi lascio immaginare, la prova finale verrà montata nell'arco di una mattinata e un pomeriggio con 10-15 finalisti, e quindi le prove dovranno essere serrate. Non potevamo che avvalerci della collaborazione dell'amico maestro Roberto Gianola, che è stato fondatore di questa orchestra oltretutto e che vanta un'esperienza nel mondo della lirica particolare. E infatti è diventato direttore principale, pensate, del Teatro dell'Opera di Istanbul. Quindi veramente andiamo sul sicuro nell'organizzare quello che sarà un vero e proprio gala lirico. Un'altra particolarità di questa finale sarà la possibilità di assegnare il concorrente preferito dal pubblico. Quindi il pubblico avrà non solamente una funzione partecipe di ascolto, tra virgolette passiva, ma attiva, perché grazie al voto che esprimerà il pubblico vi sarà l'assegnazione di un premio di 500 euro. A proposito di premi, ecco, ci tengo a sottolineare che per essere la prima edizione, quindi la prima edizione è sempre l'anno zero, riuscire ad avere a disposizione un monte premi di 8.000 euro non è poco, e anche in questo il concorso si andrà a distinguere e a collocarsi tra i livelli medio-alti del panorama come minimo nazionale. Dicevo quindi un pubblico che verrà coinvolto con una partecipazione diretta alla scelta del loro cantante preferito, che potrà essere diverso da quello che esprimerà poi la giuria. Cecilia Gasdia, non credo ci sia da spendere altre parole, siamo solamente onorati che abbia accettato l'invito, e questo l'ho accettato perché la città di Saronno è una città che si sta facendo importante a livello culturale, come diceva giustamente prima l'assessore alla cultura, e soprattutto poi, come diceva anche il sindaco, la figura di Giuditta Pasta per un cantante lirico non è una figura di poco conto, quindi diventare tra virgolette madrina di questo festival vuol dire garantire la figura di Cecilia Gasdia anche negli anni a seguire.
Una giuria internazionale che, come potrete notare, non è formata solo ed esclusivamente da musicisti, ma vi è anche il rappresentante di una delle più importanti agenzie liriche, oltre che il direttore artistico del Teatro di Trieste e via dicendo, proprio perché saranno loro stessi, se individueranno una vocalità particolarmente interessante, a proporre, visto che ne hanno facoltà, a proporre degli ingaggi per le produzioni operistiche, che è quello che un cantante lirico ambisce ad arrivare, più ancora dei premi, ambisce ad avere la possibilità di porsi in vetrine importanti, come l'Arena di Verona, come il Teatro Verdi, come il Grande Teatro di Oviedo e via dicendo. Penso di aver detto tutto per quanto riguarda la struttura del concorso. Lasciatemi dire che sono davvero onorato di organizzare questa prima edizione, dove ci aspettiamo, anche se l'anno zero è sempre un punto di domanda, però ci si attende, ecco, statisticamente ci aspettiamo almeno un'ottantina di iscritti a livello internazionale, e lo facciamo in Italia, in Lombardia, in una Saronno che dista a 20 minuti da Milano, dove c'è la Scala di Milano, il Conservatorio, e in un'Italia che sta vedendo un declino verso proprio nel mondo della lirica, una lirica che viene invece invasa soprattutto dai paesi dell'Oriente, arrivano tantissimi cinesi, coreani, giapponesi e anche dalla Russia, e ci stanno, tra virgolette, bagnando proprio in casa nostra, noi che eravamo la patria, noi che siamo la patria, ci consideriamo ancora la patria della grande lirica. In questo credo che il concorso possa essere un punto, un tassello importante per una riqualificazione anche a livello non solo locale, ma a livello nazionale della nostra lirica. Grazie. Grazie maestro, sarà sicuramente una cosa fatta molto bene. Adesso invece andiamo a parlare di quello che è un po' tutto il discorso collaterale, quello importante per la città di Saronno. Con la signora Clerici ci siamo veramente data da fare moltissimo perché si potesse creare un progetto grosso. È chiaro che tutte queste persone che arrivano, gli si prevede tutto il discorso di alloggio, quindi negli alberghi vicini, negli hotel, di conseguenza già ci sarà un indotto importante soltanto su quello. Però io adesso lascerei proprio la parola a lei, perché meglio di tutti potrà illustrare quello che sarà il percorso un pochino di tutta la settimana. Prego. Allora, grazie. Intanto anche come associazione per noi è stato davvero un onore avere questo incarico di gestire gli eventi collaterali, ai quali abbiamo dato due obiettivi principali. Uno, quello di proprio fare in modo che la città in quella settimana, a tutti i livelli, da 0 a 90 anni e in tutte le forme di scuole, circoli, di associazioni commerciali, lucrative e non, parlino di questo concorso. E il secondo aspetto è stato quello, utilizzando comunque un concorso di musica lirica, di traghettare Saronno nel terzo millennio attraverso questa piattaforma di blended learning, che poi vi spiegherò un attimo, che sarà uno dei, diciamo, dei punti di forza nella giornata di apertura alle attività collaterali. Devo dire che tutte le persone che sono state coinvolte hanno accettato con grande passione e grande voglia di dare il proprio contributo affinché proprio si viva a pieno questa esperienza, e qui che culminerà il sabato sera, e per la quale davvero siamo strasicuri ci sarà il teatro strapieno. Parto dall'ultima persona con la quale ho parlato, ma che è anche stata quella molto contenta, che è stato il presidente della Noce della Banda di Saronno, al quale quando ho telefonato ho parlato prima in termini utopistici e poi, scendendo nel concreto delle varie disponibilità, abbiamo concordato due date, perché a lui ho detto la mia utopia sarebbe stata quella che ogni giorno la banda avesse potuto in quella settimana andare in giro per le città di Saronno suonando proprio le canzoni cantate da Giulietta Pasta, sapendo ovviamente che la banda è composta da studenti, da persone che lavorano, e quindi nell'impossibilità di fare questa cosa. Alla fine lui era felicissimo e abbiamo concordato due date.
il mercoledì sera dalle 7 alle 8 lui girerà per il centro storico con la banda e il sabato pomeriggio dalle 4 alle 5, quindi ci sarà questa, questa bella diffusione della musica per le strade di Saronno affinché tutti possano insomma catalizzare l'attenzione e iniziare ad ascoltare anche le aree che poi sentirà sabato sera a teatro. Il 21 di maggio inauguriamo con l'artista che si definisce artigiano, creativo, nonché uomo performer, che ha vinto l'edizione nel 2011 di Italia's Got Talent, che è il maestro Fabrizio Vendramin, che in Sala Nevera farà la performance musicale. Chi conosce il soggetto sa che è una cosa davvero straordinaria, con la musica, ovviamente in sottofondo sarà la musica inneggiante a Giuditta Pasta, disegnerà la sua Giuditta Pasta, quindi in pochi minuti, e questo splendido quadro sarà poi oggetto, sarà donato a una persona presente nella serata del concerto finale, sarà estratto a sorte e verrà omaggiato questo, il quadro realizzato da questo grandissimo artista versatile che è Vendramin. Nelle due giornate a seguire, cioè il 22 e il 23 maggio, in Sala Nevera saranno allestiti una serie di laboratori didattici. Laboratori, uno molto importante sotto la guida dell'artista Antonio De Blasi, aiuterà tutti i ragazzi fornendo ovviamente, lui disegna con lo Faber Castell, quindi fornendo il materiale, ci saranno tutti questi ragazzi che saranno invitati a tirare fuori la propria arte e quindi a stendere, a creare il proprio quadro della Giuditta Pasta. A questi si stanno aggiungendo altri laboratori che divideremo per fasce di età e anche cercando di coinvolgere anche soggetti diversamente abili con delle disabilità, in modo tale che a diversi livelli siano tutti coinvolti. Abbiamo affidato l'incarico alla counselor e scrittrice Daniela Marinaro di scrivere una fiaba ad hoc con Giuditta Pasta. Ovviamente sappiamo tutti che il senso delle fiabe, al di là di ricordare, di disegnare i tratti tipici della figura di Giuditta Pasta, è quella di passare dei messaggi, quindi che servano sia ai bambini ma soprattutto ai grandi. Daniela andrà poi in tutte le scuole primarie a raccontare questa fiaba. Quindi la vedremo in Sala Nevera a presentare il libro, ma poi abbiamo voluto che questa cosa la facesse proprio istituto per istituto, perché lei stessa dice che quando interagisce con i bambini comunque vengono fuori delle cose davvero meravigliose. Al venerdì ci sarà un concerto di pianoforte flauto inneggiante allo Chopin più maturo, quello che ha comunque scritto per i suoi allievi delle sonate proprio per ai quali raccontava sempre che la voce di Giuditta Pasta era davvero la voce ideale per perseguire in questo canto, e quindi ci saranno delle cose un po' inedite, un po' più raffinate che riguardano sempre la cantante. Vi ho parlato prima di blended learning. Questo baritono Giuseppe Faraone è stato un promotore di questa blended learning unita ad una piattaforma virtuale che è una tecnica di apprendimento misto, cioè ovvero i disposti anche del Ministero dell'Istruzione vogliono che nei POF delle scuole dal 2018 in poi siano inseriti questi percorsi che aiutano, volendo o non volendo, siamo comunque nel terzo millennio, aiutino i ragazzi a interagire con gli strumenti multimediali che hanno a disposizione, andando però ad approfondire tematiche artistiche e culturali. Ecco, lui il 21 maggio alla sera ci darà una dimostrazione, ovviamente creando un format ad hoc di Giuditta Pasta, di che cosa significhi questo blended learning e quali sono poi le caratteristiche di queste piattaforme che permettono anche una proiezione tridimensionale delle cose che andremo a vedere, e quindi ci darà il modo di agganciarci a un qualcosa, come diceva prima il maestro Moretta, che magari è rimasto un po' legato ancora a delle nicchie di persone, a cose un po' diciamo desuete, però sarà il modo per far sì che i ragazzi, quindi le giovani leve, entrino in questo mondo magari un po' datato, un po' così chiuso,
partendo da un qualcosa che è molto all'avanguardia e quindi sarà poi proposto anche nelle varie scuole in modo tale che ci sia un coinvolgimento, proprio un traghettamento nel terzo millennio partendo da una cosa che magari non è innovativa per sua antonomasia ma che lo può diventare con gli strumenti virtuali di oggi. Stamattina poi chiudo perché ci sarà tanto da dire ma poi lo affronteremo strada facendo, però ci tengo perché stiamo creando questo progetto con le tre scuole alberghiere di Saronno, i ragazzi dell'ultimo anno del corso di pasticceria saranno chiamati a realizzare una torta ispirata a Giudica Pasta. Non abbiamo lasciato ancora il campo libero perché questa giuria che poi vedremo, magari io ti coinvolgeremo nella giuria degli assaggiatori, ecco, andrà nelle scuole ad assaggiare le torte, premieremo i primi tre classificati, il sabato sera, prima del concerto finale, in Sala De Vera mostreremo tutte le cose realizzate e ovviamente finito il concerto degusteremo ecco, le torte che hanno. Questo per dire che a tutti i livelli stiamo contattando tutte le realtà presenti sul territorio che sono molto felici e onorate di partecipare ma che aiutano a dar vita a una sensibilizzazione durante la settimana, in qualche modo tutti parleranno del concorso. Chiudo perché ho già chiaramente avremo anche il nostro foyer, adesso cercheremo documentazioni, cercheremo foto, cercheremo tutto quello che riguarderà il discorso Giudica Pasta in modo che la gente quando entrerà poi già in un ambiente diciamo lirico, diciamo sì, così. Ricreeremo un po' l'atmosfera. Esatto. Okay. Bene, io adesso lascerei al sindaco Fagioli la conclusione finale di questa conferenza stampa, ringraziando veramente tutti quanti, ringraziando ancora Roberto per la partecipazione, Maurizio Moretta, i giornalisti, che sono certo che strada facendo su questo concorso avremo parecchio da scrivere e sarà chiaramente poi per il bene della città di Saronno. Certo. Prego. Ma allora io non posso altro che ripetere di essere soddisfatto e ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per portare e far partire questa iniziativa. Ripeto, uno degli obiettivi che ci avevamo posti in campagna elettorale, inizio mandato, per valorizzare la città e per finalmente creare quel processo positivo di aggregazione delle varie realtà cittadine. Siamo per l'amministrazione quella dei piccoli passi una alla volta, prima sistemiamo quello che va sistemato e poi facciamo i passi in avanti. Un po' come il classico sistema, no? Si scava la trincea, si va a solidificare quello che esiste e poi si va avanti e si fa un altro passo avanti, un po' alla volta. Fare salti nel buio non fa parte della nostra cultura saronnese, certo bisogna accettare le sfide, portarle avanti perché altrimenti non si progredisce e non si va avanti, però un passo alla volta e quando abbiamo le possibilità lo diventa. Quindi io ringrazio nuovamente tutti e a questo punto ci vedremo dal 22 al 25 di maggio. Grazie, scusate, volevo dire in qualità di direzione artistica una cosa anch'io, mi rendo conto che il tempo è stato tiranno nei confronti del sottoscritto, però volevo semplicemente unirmi ai complimenti per l'entusiasmo della signora Clerici e la complimenti del maestro e in qualità di direzione artistica del teatro Giudica Pasta ritengo semplicemente un atto dovuto quello che si sta facendo, un atto dovuto perché il territorio merita assolutamente di valorizzare certe sfumature, anzi sottolineo che sarebbe ancora più opportuno magari rivalutare certi aspetti quali per esempio delle targhe anche presenti all'epoca mi sembra presso la casa della signora Pasta. Per cui grazie a tutti e chiedo scusa Presidente se mi sono permesso di fare un intervento finale. Buona continuazione a tutti, grazie.